Ai piedi delle Madonie sorge la Lumaca Madonita, il più grande allevamento di lumache a campo aperto d'Italia. La Lumaca Madonita si occupa della progettazione, consulenza e fornitura di materiali per la realizzazione di nuovi allevamenti, ma anche della vendita al dettaglio e all'ingrosso di lumache vive o già pronte per la cottura, con possibilità di consegna in tutta Italia. E dal 2014, lumache in conserva e caviale di lumache. Info line 345 29 36 530. Il Gran Mare Luna Village sorge nel territorio di Campo Felice di Roccella, ideato per accontentare tutte le esigenze abitative. A partire da 99.000 euro, la società di costruzione Nuova Edilizia SRL gestisce direttamente le vendite. Gran Mare Luna Village, cosa aspetti? Oggi tutto questo è una realtà. Gran Mare Luna Village, infoline 345 96 20 503 e 0921 93 31 12. Buongiorno dal TG Med. In primo piano la politica regionale. Il governatore Crocetta ha infatti ritirato la delibera sull'accreditamento di posti letto per acuti privati, chiudendo così il caso Humanitas, il centro oncologico in via di realizzazione a Mister Bianco in provincia di Catania. Le nuove direttive ministeriali, si legge nella nota, non consentono alla regione siciliana di incrementare i posti letto per acuti a favore della sanità privata e la delibera è stata dunque ritirata perché inattuabile. Quello del polo oncologico di Mister Bianco, un progetto da 80 milioni di euro, aveva provocato un autentico terremoto politico. Il provvedimento è stato bloccato poche ore dopo la dura presa di posizione dell'UDC dal partito del ministro D'Alia. Era arrivato infatti un vero e proprio out-out. L'UDC aveva minacciato la crisi di governo. Intanto arriva oggi in aula il disegno di legge sulle variazioni al bilancio approvato dalla Commissione ieri dopo una seduta a fiume. La manovra da 71 milioni di euro per comuni, province, servizio antincendio, istituti agricoli e altre voci è passata a maggioranza, anche se molti componenti non erano presenti al momento del voto. Centinaia gli emendamenti esaminati, la stragrande maggioranza bocciati o rinviati in aula, appena una decina sono quelli approvati. Il governo, rappresentato dall'assessore all'economia Bianchi, è stato inflessibile sui saldi. Gli emendamenti in sostanza non vanno a modificare il budget della manovra di variazione. Dunque il testo adesso è pronto per essere esaminato dall'Aula. Un altro omicidio-suicidio sfiorato a Palermo. Ieri sera un uomo al culmine di una lite ha tentato di uccidere un vicino di casa accoltellandolo, poi si è ferito con la stessa arma. È accaduto in via Cirrincione, nella zona di Corso dei Mille, poco distante dalla via Albricci, teatro dell'omicidio-suicidio del 1° novembre. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la vittima e l'aggressore avrebbero avuto una lite per motivi condominiali. L'aggressore è stato fermato dopo la lite, è tornato a casa, ha preso un coltello ed è sceso in strada insieme al cane per cercare il vicino. Dopo averlo colpito al collo e all'addome, gli ha aizzato contro l'animale. Poi ha tentato di ferirsi, ma secondo i carabinieri si tratterebbe di un tentato suicidio soltanto simulato. La vittima è ricoverata all'ospedale civico di Palermo, non è in gravi condizioni. Ci sono sviluppi per quanto riguarda il caso di Baldassare Licari, l'ex capocantoniere della provincia, ucciso lunedì e trovato morto in auto nelle campagne tra Montelepre e Borgetto. Gli investigatori valutano ora anche la pista dell'usura. Secondo indiscrezioni, la vittima avrebbe prestato denaro e forse per questo avrebbe incontrato i suoi killer. Sulle tre tazzine di caffè trovate nella casa di campagna si cerca di estrarre il DNA per risalire all'identità delle persone che erano con lui. Oggi peraltro è previsto un nuovo sopralluogo. Resta in piedi invece la ricostruzione della dinamica. Nella casa sono state trovate tracce di sangue, dunque la vittima sarebbe stata aggredita proprio lì, poi ha cercato di fuggire ma è stata raggiunta dai killer. Al vaglio degli investigatori anche i tabulati del telefono di Licari e le riprese di alcune telecamere piazzate davanti alla casa di campagna. 5 medici della divisione di chirurgia dell'ospedale di Milazzo sono indagati per omicidio colposo per la morte di un paziente di 65 anni, Bartolo Paino. L'uomo era stato operato il 24 ottobre per l'applicazione di un pacemaker ed era rimasto in rianimazione fino al 1° novembre. Il giorno dopo era stato trasferito nel reparto di degenza, dove però le sue condizioni si erano aggravate fino alla morte. I familiari hanno presentato una denuncia ed è stata disposta l'autopsia.
E per il momento è tutto, l'informazione torna più tardi. Grazie, arrivederci.